In occasione dei 20 anni di FBS Profilati, abbiamo deciso di avvalerci della collaborazione di Gio Tirotto. Con questa direzione artistica è nata una forma espressiva aggiornata nell'esposizione e comunicazione dei nostri prodotti. La collaborazione con FBS nasce da un incontro particolare, dalla loro attenzione per il colore, per la decorazione, che hanno trovato nella mia progettualità. Loro sono anche degli ottimi osservatori del mercato e cercano di inventare nuovi prodotti, nuove proposte, che siano cromatiche ma anche proprio di pura invenzione, di puro design. FBS ha un catalogo molto vasto e dovevamo riuscire a sintetizzare per riuscire a rimanere nella testa e nei ricordi delle persone che visitano questo tipo di fiere. Quindi l'approccio è stato quello di stravolgere il metodo espositivo classico, di sistemare, catalogare precisamente ogni cosa su un pannello, rispetto a quello di creare un ambiente che sia completamente diverso, che sia ibrido tra casa, ufficio e stand. Quindi non soltanto un punto espositivo, ma anche un punto dove dialogare, quindi costruire un grosso banco che è un grosso soggetto del progetto e dei totem che possono sembrare anche delle sculture, quindi creare curiosità a chi non conosce l'azienda e comunque rimanere nel proprio ricordo. Quindi stare di fianco a un'azienda del genere mi fa da ponte con quello che è poi il mobile di design vero e proprio, che però è fatto di questi dettagli che sono molto industriali. Per questo motivo sicuramente i prossimi anni saranno improntati ai nuovi prodotti, che saranno studiati e pensati insieme per andare a prendere nuovi clienti, ma anche nuovi modi dell'abitare e nuovi modi del progettare design.